Buongiorno, come state? Io mi sono vestita, pettinata e ora mi metterò un pochino di correttore perché ho proprio delle occhiaie pazzesche. E niente, vado al mercato con mia sorella, c'è la bimba che sta di là con Claudio che ha fatto, ha lavorato insomma fino all'una e all'una e mezza è tornato e stanno un po' sul letto a riposare. Nel frattempo io appunto sbrigo queste cose e appunto vado con mia sorella perché in realtà io volevo andare già per conto mio. Mia sorella deve andare principalmente al banco di frutta e verdura. Io ho tutto di frutta e verdura, quindi andrò tipo a vedere vestiti, borse, accessori. E però con l'occasione stiamo insieme e ci facciamo questa bella mattinata così, che poi mattinata una mezz'oretta, insomma. E voi venite. Come vedete ho messo il correttore, adesso sto andando un po' più vicino perché mi passa mia sorella a prendermi e quindi le facilito il compito. Tra l'altro le ho portato anche la sua borsa frigo perché l'ultima volta me l'aveva prestata e quando siamo andati in piscina e oggi gliela riporto. Comunque sono le 8:24, 26, una cosa del genere. Ma già si muore di caldo, infatti ho fatto proprio bene a legarmi i capelli perché veramente non si respira. Eccola la mia sister alla guida, tra l'altro oggi abbiamo tutti e due il cipollotto, sono due giorni che è l'unico mood, ragazzi. Esatto, a Roma è l'unico mood, il mood cipollotto. La cipolla. Cipolla antisexual. No, solo per coso, la regina. Solo, sì, vabbè. Ah, comunque scusate, quella stronza, lo dico pubblicamente, che ha scritto no perché chi sei, la regina Elisabetta. Cioè, allora innanzitutto moderiamoci, no, perché no, ti stai dando un tono e non ce l'hai. Qui a casa non ti permetto di offendermi a me, perché l'unica regina Elisabetta a casa so io, punto. Vabbè, ciao. Praticamente ancora non ho parlato nel vlog di questo commento, dopo ne parleremo, perché adesso ci andiamo a rilassare, quindi non voglio parlare di queste rilassare. Cose. Rilassare? Sì, vabbè, vado a fare il shopping, io quando faccio shopping sono Io devo prendere invece frutta e verdura, quindi verrò presa a spallate dalle vecchie. E comunque che niente. Ti fanno... e ti danno una spallata, non ti chiedono permesso per prendere una pesca. Esatto, comunque niente, vabbè, dopo vi parlerò di questo bellissimo commento così capite a cosa si riferisce mia sorella. Adesso buono shopping a noi. Comunque la regina non va al mercato, Infatti io non sono la regina Elisabetta. Magari. Senti, ma c'è qualcuno al banco che non mi ha detto niente? Cioè, fai vedere la borsetta. Scusate, questo sta peggio di me. Io ho girato tutto l'inverno con la roba da mare nel bagagliaio, lei c'ha la Befana. Io non ce la faccio. Dove vai, signorina? Mamma mia, era quello che ho visto, ho aperto l'armadio, l'ho visto. L'ho Senti, ma ci fai, fare uno sconto da qualcuno, per favore? Vieni, no, che se no ci investono. Se sono tornata a casa, ho messo anche un nuovo septum che tipo mia sorella ha detto che mi sta male, che è grande, Claudio ha detto che sta bene, io mi vedo ancora che è troppo grande, quindi mo ancora devo decidere. È un set che ho comprato, vedete c'è anche questo qui, poi c'è questo su Amazon, in più ce ne sono ancora altri 5, quindi in totale sono 8 e ve li faccio vedere. Questo è stupendo. Poi c'è questo che ha questi brillantini, infatti credo che metterò tipo questo forse al naso. E comunque guardate anche questo che bello. Sono proprio belli da mettere anche alle orecchie. C'è Aurora che piange. E adesso vi mostro cosa ho preso al mercato. Vabbè, allora, ho preso i cerottini questi qua che non si spruzza, non si spalma. Praticamente sono ecologici per i bambini. Sono quelli che si spezzettano, pagati 6 euro. Anche questi li ho presi da Amazon. Poi ho preso delle cose di vestiti e delle ciabatte. Ma come al banco frutta e verdura a me in realtà non serviva niente, quindi... ho comprato solo le carote e le cipolle che servono per fare vari soffritti per le varie preparazioni. Per quanto riguarda al mercato ho comprato un paio di infradito, tra l'altro sono della Fly Slot se non erro,
Boh, ora vi faccio vedere. Non lo sono, ma ci somigliano. Comunque delle infradito queste qua per andare al mare. E appunto sono molto carine, tipo verde acqua con questa fascia argento brillantinata. Che adesso metto in diretta e mi vanno. Devo rimettere uno smalto. Poi ho comprato questo vestito che mi stanno aiutando loro a tenerlo. Ho pagato 8 euro ed è un vestito lungo. E poi ho preso un pantaloncino a 2 euro, raga. Che carino. Ho pagato sì, 2 euro appunto che ha questi. Solo che ho preso la taglia SM sperando che mi entra, perché l'altra era solo LXL. Troppo grande. E sembrava gigante, quindi non l'ho presa. Sto indossando i pantaloncini e adesso il povero Cristo di Claudio, così è stato definito da una hater, vi farà vedere come mi stanno. Quindi adesso aspettate che il poveraccio lo sfrutto un secondo per reinquadrarmi. Eccoli, raga, mi piacciono tanto. Io sono un po' la bella buccia d'arancia, quindi non ci fate caso. Fighissimi, cioè, sinceramente così. E adesso mi provo il vestito. E questo è il vestito, tanto io devo andarmi a fare una doccia. Così ha i bottoni e cade giù largo. È molto molto carino, estivo, sì, fresco, una bella cinta. E niente, adesso il povero Cristo ha fatto anche la banana. No, ormai tu per me oggi sarai il povero Cristo. E aspetta, perché per sfruttarlo fino in fondo gli ho fatto preparare la banana. Vuoi dire a cosa serve? Ah, voglio fare il gelato. Il gelato, cioè nel senso, la faccio congelare, poi con la metto nel frullatore con latte e basta, senza nient'altro diventa un gelato. Un gelato può essere anche un frullato, a seconda di quello che volete. Molto healthy per l'estate. Comunque adesso vi spiego, e quando vado a fare una doccia, praticamente una persona che diciamo segue i miei video per offendermi o per comunque rompere, perché lascia tutti i commenti così, ai quali io tra l'altro delle volte gli ho anche chiesto scusa se davo questa parvenza, no? Quindi cioè come una scema, io gli ho pure chiesto scusa in alcuni video, in alcune circostanze dove magari mi faceva notare qualcosa. Comunque niente, praticamente adesso vi leggo il commento, ma eccolo qui. Allora ha scritto: tu sei la migliore, sei la sola sincera, eccetera, molta ipocrisia vedo, inoltre non sai più dove sbattere la testa per guadagnare, sponsorizzando tra un po' anche la carta igienica, fai meno viaggi e la bella vita, poi ti lamenti per il tuo conto in banca, piange, vabbè, ha scritto un po' così, ogni giorno ristorante, pranzi e cene. Quel povero Cristo che ti asseconda, tra un po' lo porti alla rovina. Qui al sud non siamo come voi al nord. Non sai più cosa vuol dire. No, non sai più cosa vuoi dalla vita. Un pochino di umiltà che non ne hai. Vabbè. Allora, Roma, ragazze, per chi non lo sapesse, è stata spostata al confine con la Svizzera. Quindi io praticamente sono diventata super nord, non nord, ok? Quindi mi offendo se dite che non sto al super nord. Quindi vabbè. Poi ha fatto la distinzione nord-sud, che io è una cosa che odio, perché non è vero che il nord è una cosa e il sud è un'altra, ma sono le persone a fare la differenza. Ho conosciuto tante persone del sud, Claudio stesso è del sud, e non è che sono tutti uguali e non è che c'è differenza tra nord e sud, ma la differenza la fanno la mentalità e le persone. E diciamo che in generale non è vero che al sud ci stanno persone che stanno a pranzo e a cena sempre a casa, ma vanno benissimo al ristorante e vanno benissimo a fare i viaggi, che poi se la so presa con sto viaggio che ho fatto a Minorca, come se fossi andata, non lo so, in Thailandia un mese, cioè siamo andati in un'isola della Spagna 4 giorni, quindi manca di una vacanza, che ne so, ai Caraibi di un mese. Ma poi dobbiamo giustificarci? No, no, non dobbiamo giustificarci, però sembra, cioè si è attaccata a sto viaggio che ho fatto tipo dopo quanto, un anno che non andavamo all'estero, forse anche due, quindi vabbè. E comunque il povero Cristo che mi asseconda, evidentemente è perché anche lui piace fare questo genere di vita, se no ovviamente non stava con me. E comunque lo porto alla rovina, sinceramente anche no, visto che io comunque guadagno più di lui, senza offesa, però ci sono dei periodi che io prendo più di lui, quindi cioè non è che, perché poi lei sotto mi ha scritto anche che lui mi mantiene. Cioè ha proprio scritto questo commento ancora più osceno, aspettate. Dispiace per Claudio e in più lo tratti pure male, non lo merita assolutamente. Poi mi ha scritto che mi mantiene.
Vabbè, allora, innanzitutto non mi mantiene perché io mi mantengo benissimo da sola, cioè la casa non la paghiamo e è mia, quindi cioè, onestamente non è che mi mantiene casa o altro. Se fa le pulizie è perché entrambi lavoriamo, entrambi abbiamo una bimba e giustamente i compiti vanno divisi. Se io fossi casalinga, chiaramente lui non alzerebbe un dito o comunque farebbe molto meno, ovviamente, perché porta il pane a casa, in più lavora, ci manca solo che io sto a casa senza far niente, quello è poco ma sicuro, ma dal momento che lavoriamo lui fa i servizi di casa come dovrebbero fare tutti i maschi, ok? Perché non ci, cioè, basta questo sessismo che la donna deve fare tutte le pulizie, eccetera eccetera. Se si lavora entrambi, si fanno entrambi. Se uno dei due sta a casa, fa appunto, magari il maschio in questo caso non lavora e la donna sì, in questo caso il maschio fa il casalingo, o viceversa, se la donna non lavora fa la casalinga e quindi sistema casa. Poi comunque, per quanto riguarda il fatto che io lo porterò alla rovina, sinceramente nessuno, cioè entrambi prima di conoscerci avevamo difficoltà tra virgolette economiche, e da quando stiamo insieme, raga, abbiamo risparmi, abbiamo macchine, abbiamo viaggi, lussi, ristoranti, perché ovviamente portando due stipendi ci possiamo permettere molto di più di quanto potevamo fare prima, dove lavorava una singola persona. E altra cosa che ci tenevo a specificare è che io molto spesso le cose per Claudio le faccio, ma magari o non le riprendo o non le specifico, quindi magari voi vedete il lato bello di Claudio, perché Claudio ha tantissimi lati belli, fa tantissime sorprese, io non mi sento assolutamente, diciamo, come si può dire, ci sono molte donne che non si sentono amate, corteggiate, apprezzate, io questa cosa proprio non la posso dire e non è assolutamente vera. Se qualora la dicessi, anzi, Claudio fa molto di più di quanto farebbe una persona. Claudio si comporta come quando ci siamo appena conosciuti, che doveva conquistarmi, e ha veramente tantissimo affetto nei miei confronti. Però c'è da dire una cosa, che io ad esempio, mo ve lo dico, spero Claudio non si offenda, perché a me interessa più il parere di Claudio che quello della gente, il viaggio a Mallorca per esempio l'ho pagato tutto io, cioè ho pagato l'albergo, ho pagato l'aereo, poi certo ovviamente le cene lì Claudio le ha pagate, ce le siamo smezzate, quello che vi pare, però quello è stato il mio regalo per i 3 anni. Io non l'ho mai detta questa cosa, non è che ho detto ragazzi andiamo a Mallorca, ho pagato tutto io, no, non me ne sono mai vantata, perché è una cosa nostra, una cosa che mi andava di tenere per me, perché magari la gente avrebbe detto Dio guarda quello se va a fare la vacanza con i soldi di Eleonora, no, perché comunque come io ho offerto quella cosa Claudio ne avrà offerte 100.000 prima, come tutte le famiglie noi smezziamo le cose, quella era una cosa che ci tenevo a fare io e ho fatto io. Per esempio quando Claudio mi ha preso l'anello di Pandora, i fiori e ha pagato il sushi 50 euro, quel giorno avrà speso 200 euro penso, e non è che è stato lì a dirmi ah io ho speso 200 euro, oppure ah io ti ho pagato tutta la vacanza a Mallorca. No raga, ognuno di noi per corteggiare l'altro, per farlo sentire speciale, fa quello che si sente di fare. E oppure a volte è capitato che mi faceva le sorprese e l'albergo lo pagava lui, ok, e io pagavo tutto quando stavamo lì, oppure viceversa, magari lui ha organizzato una cosa e poi io all'ultimo gli ho detto no l'albergo lo pago io, ma che male c'è? Non è che avevo aperto il vlog e ho detto oh raga stiamo a Bolzena, alla fine 100 euro di albergo l'ho pagato io perché Claudio ha pagato quello e quell'altro. Cioè le sorprese, se io voglio farle, non sono una che si vanta di quello che fa, ok? Magari ho il piacere che Claudio condivide le sorprese che fa, perché io vorrei che magari apriste gli occhi sulle persone che avete accanto, perché io fino a prima di Claudio mi accontentavo tantissimo e vorrei che capisse che si può sempre aspirare al meglio. Ma io non sono una brutta persona, io non sono una persona malvagia, vuota, approfittatrice o quello che mi è stato detto, perché mi fa male, cioè sono onesta. Quando mi dite che ne so, sei cicciona, sei brutta, c'hai il dente da latte ancora che ti è cascato, sinceramente sì, mi feriscono, però poi me ne faccio una ragione, cioè non sto a perdere tempo a rispondere. Ma quando mi si accusa di cose non vere, quali appunto che faccio la mantenuta, che Claudio mi mantiene, che lo porta alla rovina, che lui è un povero Cristo, cioè io tutte queste cose non le condivido e non sono vere. Beh, quindi non voglio assolutamente che passi un messaggio che non esiste, che non sta né in cielo e né in terra, perché ripeto,
a me non mi va di farlo, di sminuirlo o altro, però sinceramente se poi mi si vengono a fare sti conti vi dico le cose come stanno, quindi cioè io ripeto, da quando sto con lui ho tantissimi risparmi, cosa che prima non avevo, e viceversa, però cioè da qui a dire che lui mi mantiene, raga, state proprio sbagliando. Cioè io infatti, e Claudio lo può confermare, una cosa che gli dico sempre è che io e lui siamo insieme, di la verità, perché ci amiamo e ci rispettiamo. Beh, sì. Ma qualora io non provassi niente per te, ti lascerei. Beh, anche se c'è Aurora. Io voglio dire, quindi una persona, no, una persona che ti vuole, cioè che ti dice così, è perché evidentemente non ha bisogno del tuo cioè del tuo portafoglio. Ovvio, ovvio, ma io voglio dire una cosa. La prima cosa che voglio dire è che voi sapete che Ele fa due lavori, non uno. Il secondo, che è questo qua, è quello che la fa lavorare di più, secondo me, perché è impegnativo stare dietro i video, tutte le cose, quindi fa due lavori, non uno. Molte volte guadagna più di me avendo due lavori. E un'altra cosa poi vi voglio dire. Sì, oppure che quando te fai altri servizi, prendi ma il triplo mio. Cioè, secondo me la base è una sola. Noi siamo una famiglia, ok? E entrambi lavoriamo, entrambi portiamo i soldi a casa, entrambi sosteniamo la famiglia, no? Avendo due entrate, ovviamente possiamo permetterci, ringraziando il cielo, degli sfizi che sono poi tra l'altro comuni, perché non facciamo nient'altro che andare al ristorante o farci un viaggetto. Sono sfizi che secondo me sono normali, vabbè, sono per le nostre tasche, senza stare... Beh sì, io ho una borsa da 3.000 euro. Quindi c'è il mese dove io ho insomma un po' più ristrettezze e Ele mi dà una mano, il mese in cui Ele ha un po' di ristrettezze io gli do una mano, ma comunque sia è fatto tutto per la famiglia, per noi, perché siamo una famiglia, cerchiamo di far stare bene Aurorina, i cani, tutto il mondo. Quindi io questa critica la vedo solamente come, sapete come si dice, no? Che l'uomo, la razza umana, l'uomo critica e sminuisce tutto quello che non ha ma che vorrebbe avere. Quindi siccome è una critica cattiva, senza esatto, che mi aiuta a migliorare, esatto, perché che dovrei fare? E solitamente non sono solito rispondere a queste cose, mi dico Ele lascia perdere, però visto che lì è rimasta molto ferita dal messaggio, perché non è proprio come dice sta ragazza, anzi assolutamente, e quindi c'è stata diciamo questa risposta. Però ma anche qui l'umiltà tra virgolette si vede, no? Se era una persona che non era umile, che se ne fregava, ignorava e dice che è deficiente. Ah vabbè, sì, cioè invece a me che ci rimane male, a me dà fastidio, non dà fastidio, a me dispiace solo una cosa, che molte volte leggo nei commenti, anche commenti carini, tutti che dicono ma che bravo Claudio, che fortunata che sei Claudio, non è così, perché le riprende quando io faccio qualcosa diciamo di particolare o le cose normali, ma non è così, cioè noi sì, siamo, non è che Claudio mi riprende quando faccio la lavoro, esatto, cioè noi siamo una famiglia, come io cerco di far stare bene lei altrettanto fa con me, tantissime sorprese, non ultima il viaggio, tempo fa mi ha regalato l'iPhone, ma cioè io sto dicendo cose così, ma raga non dobbiamo attaccarci a queste cose, come io faccio le cose per lei fa tantissime altre cose per me, quindi non è lei fortunata, non è lei fortunata ad avere me, ma siamo noi fortunati ad averci entrambi, stop, è solo quello. Quindi quando dite che bravo Claudio, Ele sei fortunata, per favore dite anche il contrario, perché è la verità, perché Ele non riprende quando mi ha comprato tipo 10 costumi da bagno, o non riprende quando esce a fare la spesa e mi porta sempre qualcosa, cioè raga è vero che noi ci mettiamo diciamo, mostriamo quello che vogliamo su social, quindi quello che vedete voi ovviamente interpretate, però va benissimo così, però ripeto, a me dà fastidio molte volte, anche se sono complimenti per me, che venga detto che fortunata che sia Ele, no, siamo fortunati entrambi ad averci, ad esserci trovati,
a stare bene insieme. Per quanto riguarda le sponsorizzazioni, per quanto riguarda le sponsorizzazioni, raga, fanno... No, che volevo chiarire da tempo. Purtroppo, siccome molte persone sul web non sono sincere, no? Appunto non spiegano le cose come stanno. Allora, a parte il fatto che ci stanno tantissime persone che collaborano e non lo dicono, ma va bene. Comunque ci sta una distinzione tra sponsorizzazione e collaborazione. La collaborazione è semplicemente un'azienda ti dice: ti mando questi prodotti. La maggior parte neanche gliene frega niente se tu li mostri, ne parli tanto o ne parli poco. Semplicemente vorrebbero, che ne so, una storia che hai ricevuto, li tagghi e basta. Oppure li mostri in un video, ne parli 3 secondi e cioè non ti dicono né a che minuto, né come, né perché. E quindi io magari ho il piacere, siccome proprio più non mi dicono niente e più ho il piacere di mostrarveli. Mentre la sponsorizzazione sono aziende che ti pagano, devi dire o quello che vogliono, ti mandano il brief o comunque alcune ti lasciano ampio spazio, ma comunque devi parlarne a un certo minuto, devi fare delle storie con cadenze magari mensili, cioè ti pagano per mostrarli. Quindi io sinceramente ho in ballo 3.000 collaborazioni, quindi lo scambio di prodotti e basta. Non ho sponsorizzazioni attive se non una forse al mese, ma a dire comunque tanto. Sia, raga, fa parte del sistema, cioè è questo, fare l'influencer, lo la YouTube o l'influenzata. È questo, cioè è questo, fa parte questo. È normale che ogni tanto nei video ci siano delle sponsorizzazioni, perché servono per guadagnare qualcosina e per andare avanti nel canale e nelle cose. E cioè, è come se io vado a fare il macellaio, però non vendo la carne, la tengo solamente nel banco, la faccio vedere. Io normale che devo vendere qualcosa per poter guadagnare e continuo ad andare avanti. Quindi io penso che questa cosa sia anche sempre frutto della... una me l'ha detto, dell'invidia delle persone. Perché non l'ho aperto pure io? Quindi rosichiamo, magari che tu ricevi tanti prodotti. Beh, diciamo che comunque sia, anche il lavoro che fai dell'influencer è difficilissimo. Devi essere sempre pronto, attento a fare contenuti, a vedere se piacciono, a creare edità, a fare, a parlare, insomma. Non è facile. Non è tutto fiore. Come si dice? Non è tutto oro, quello che luccica. Vabbè, basta, io devo anche andare al lavoro purtroppo, ecco una notizia negativa. Quindi ci aggiorniamo dopo. Poi se ne andrà in piscina, il poveraccio di Claudio. Il povero Cristo va a lavorare. Per io vado il a pane, spendere 10 euro suoi di piscina. Per portare okay il pane a casa. Lei se ne va in piscina, io vado al lavoro. Vabbè. Ma la peggio è Aurora, cioè Aurora neanche lavora, cioè Aurora gli stiamo insegnando proprio bene a essere una mantenuta fin da bambina. Ciao ragazzi. È arrivata l'ora del pranzo, oggi trofie al salmone e olive verdi che stanno più che altro sotto, buon pranzo. Claudio è andato al lavoro, io mi sono fatta una doccia e adesso sto facendo il bagnetto ad Aurora. Il viso non l'ho sciacquato perché avevo un po' di correttore e devo appunto lavarlo. A parte, mi trovo sempre meglio così, quando ho un po' di trucco, un po' di mascara, mi trovo meglio a fare così, se no poi mi trovo tipo effetto panna, quindi adesso poi mi occupo del viso, cioè quelli da pasta, e poi perché non volevo lavare i capelli, tanto dopo vado in piscina e non mi va di stressarli, quindi mi sono fatta una doccia addosso e il viso l'ho lasciato fuori, ma mi laverò con la mousse che è più delicata del bagno schiuma. E qui c'è una pasticcina, gli fai vedere come ti lavi i capelli? Lava un po' i capelli, li laviamo così, brava, lava i capelli, sì, è brava, brava, a volte mi fa paura per com'è intelligente, brava. Buonasera ragazzi, ho fatto il caffè un po' troppo lungo, infatti sto aspettando che si fredda perché è proprio bollente, di solito io ci aggiungo sempre un pochino di latte ma mi è venuto troppo lungo quindi
non ce lo aggiungerò. Se sentite Kira piangere, l'ho appena messa fuori e quando lei viene messa fuori capisce che devo uscire e quindi io solitamente la metto fuori all'ultimo in modo che poverina non piange. Siccome però ecco in questo momento l'ho messa prima perché dopo avrò Aurora in braccio, ho preferito fare così. Comunque ho preparato la borsa frigo con le cosine per Aurora, poi ho la mia borsa da mare preparata con i costumi, i giochi di Aurora, i soldini e l'asciugamano, il cambio, insomma tutte le cose che possono servire. E niente, stiamo per andare in piscina alle piscine Tevere, mancano in teoria 10 minuti e in questi 10 minuti vorrei un attimo mettere a posto questa lavastoviglie e preparare quella nuova, siccome poverino Claudio tornerà da lavoro, insomma volevo levargli un po' di impicci, se no lui poverello vede questa cosa e si mette a farle come me, e lui non riesce a stare fermo. Quindi in realtà gli avevo preparato anche la cena, ma l'ho lasciata qui sul piano in cucina, poi mi sono messa ad addormentare Aurora e nel frattempo Kira l'ha mangiato, perché Kira mangia tutto quello che trova a portata di mano, riesce a salire sul tavolo, sale lì. Purtroppo questa cosa non sono riuscita a non fargliela fare, a insegnargliela, quindi io come una cretina, anziché metterla al frigo, siccome era una pasta fredda stavo aspettando che si freddasse la pasta prima di condirla, se no alcune pietanze si cuociono, tipo la mozzarella si cuoce, non mi piace. Ho fatto questa cavolata e quindi gli ho detto a Claudio: o ti ordini qualcosa o comunque ci stanno hamburger, pannocchie che si fanno al volo per stasera e ti arrangi così, perché io poi tornerò e esco con una mia amica che insomma ha bisogno di vedermi e quindi io sinceramente non mi tiro indietro. E basta, dai ragazze, ci vediamo, adesso cerco di sbrigare questa cosa, così poi appunto magari Claudio non trova nulla da fare e in più bevo il caffè, a dopo. Buonasera, sembra Anthony Hopkins, è vero? È la stessa cosa che penso io. Guardate che bella, che bella. Amore, ciao. Hai bevuto un po' di tè? Dodo? Lo vuoi chiudere? Dai. Pronto? Edoardo? Quando sono tornata a casa volevo solo farvi vedere il costume di Shein, che lo adoro, mi piace un sacco. Ovviamente poi si può tenere anche più su, così fa il seno un po' più prosperoso, però a me non mi frega niente. Ha questo peplo che praticamente copre la panza. E nulla, adesso andiamo in doccia a lavarci. Concordo del rossetto della Maybelline che ha resistito alla piscina, sono proprio fantastici. Io me lo sono messo, è la prima volta in realtà che vado in piscina con un rossetto, però ho detto boh, proviamo la resistenza, raga, è durato. E scusate se non ho ripreso nulla, ma stavo da sola con Auri e già è difficile quando siamo io, Claudio e Auri riprendere qualcosa, perché comunque pensiamo in piscina o a rilassarci o a stare ovviamente appresso ad Auri, ma figuratevi, ero pure da sola, quindi è stato per me impossibile. Adesso vado a lavare la gnocca, mi lavo io perché poi appunto le preparo la cena e quando viene Claudio rimarrà con Auri mentre io andrò a fare un'ape con una mia amica e mia sorella. Poi vi faccio vedere il localino che è molto molto carino, anche lì non so se riprenderò perché con questa mia amica non ci esco davvero da tantissimo tempo, per cui sapete come sono, mi godo più che altro il momento, però magari vi faccio vedere quello che prendo, dove vado, insomma due cosine al volo sì le riprendo. Amore, sto uscendo, io sono nero, è nero perché dice che sono bella e scollata. Ma sto andando a fare aperitivo con mia sorella, una mia amica che sta male, cioè secondo te io... Ma io mi fido di te, ma non della gente che ti sta intorno. E poi mi piace farlo intervenire. Basta ragazzi, adesso devo andare. Ciao vita. È arrivato, sono Allora ragazzi, stiamo andando a fare aperitivo con la nostra amichetta, siamo pronte. Con Ludo. Con Ludo, sì. Comunque, siccome non la vediamo da tanto, insomma... No, prego notare il look dopo piscina, cioè, vi prego, aiuto. Sì, guarda, io ho i capelli bagnati. Comunque, insomma, siccome non la vediamo da tanto, sicuramente vi inquadrerò solo quello che mangio e che bevo e non altro, però, insomma, almeno mi porto un pochino con noi. So perché... Guardate che carine. Ah, sì, si è fatta le unghie nuove. Guardate che fighe, sono proprio belle. Nel frattempo dovremmo cambiare marcia. E niente, va bene, dai, ci aggiorniamo dopo. Comunque, stiamo andando al...
Quanti anni hai? Montmartre. Tra l'altro è verde per la piazza a Bologna, che è molto 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 carino. A 13 euro ti prendi il drink e c'è il buffet illimitato, quindi però comunque non puoi fare queste recensioni, perché? Perché è molto molto carino, a 13 euro magnate e bevi, cioè così non è carino. Beh, così sì, è economico, capito? È economico, c'è molta bella gente, è pieno di studenti, studentesse, signori, signorine, single, occupati e basta. Non male che non fai le recensioni come lavoro. Sì, le faccio, vanno anche bene. Non hanno fatto la pietà di Michelangelo. Oh mio Dio, ma mi hai detto con la riga in mezzo. Vedete che lei ha dei problemi? Sì, perché non mi stanno bene, non mi sta bene. Ali di pipistrello. Vedi che a me non mi serve bene. Buongiorno, che poi in realtà è il continuo di ieri. Io ho provato a struccarmi, ma il rossetto della Maybelline non va via con niente, idem il mascara di MAC, ma comunque poco importa. Volevo semplicemente concludere il vlog, poi non so se tra poco mi rivedrete perché sarà il continuo o la fine, non lo so. Comunque sta di fatto che ieri siamo andati al Montmartre, abbiamo fatto aperitivo con la mia amica, mia sorella, e dopo ci siamo spostate sempre lì a Piazza Bologna in un altro barettino per chiacchierare un altro po'. E siamo state davvero molto bene, considerate che ci siamo viste intorno alle 8 e siamo tornate a casa alle 2, quindi siamo state veramente tanto tempo insieme con la mia amica, ma non ci vedevamo da tanto. E ovviamente spero che riuscirà a venire anche al compleanno di Auri, perché mi farebbe piacere col compagno. E nulla, sinceramente volevo anche dire una cosa relativamente al fatto che io sono andata a fare aperitivo senza Claudio, senza la bimba, e Claudio è rimasto a casa con la bimba. Molto spesso è capitato che lui andava a fare le partite oppure andava a cena con i colleghi, e io ovviamente l'ho sempre mandato e sono sempre rimasta o a casa o comunque anch'io sono uscita magari con Aurora, con le mie amiche. Secondo me è giusto ritagliarsi dei spazi extra o comunque anche dei momenti senza la bimba. Noi per ora questa seconda opzione non l'abbiamo mai fatta, ci abbiamo provato una sola volta, due. Una siamo andati alle terme, che mi aveva fatto una sorpresa Claudio, e un'altra volta al cinema, ma poi ci hanno chiamato perché non riuscivano a stare con la bimba, nel senso che avevano l'ansia, visto che piangeva non riuscivano a calmarla, quindi siamo tornati subito immediatamente dopo un quarto d'ora, perché ovviamente quando noi lasciamo la bimba cerchiamo di andare in luoghi vicini, però ecco, anche da chi la tiene, perché comunque tipo al nido non è che mi chiamano se la bimba piange, cioè si sono imparati a conoscerla, invece magari se la lasci a una zia, una nonna che non c'è mai stata tra virgolette da sola con la bimba, è normale che si agita un po' di più. Poi comunque Aurora quando li prendono i 5 minuti, cioè fa agitare anche noi genitori, quindi è molto soggettiva questa cosa. E niente, quindi secondo me è giusto ritagliarsi dei spazi. Infatti io sono veramente molto contenta che quest'estate andremo in Puglia dalla mamma e dalla sorella, perché così potremo magari prenderci dei nostri spazi, ritornare magari a fare anche una semplice cena insieme, oppure fare un'esperienza tipo il kayak, tipo sub, una qualsiasi esperienza per noi, solo per noi, perché comunque ci manca del tempo insieme, per corteggiarci, per coccolarci. Noi siamo veramente felici di Aurora, infatti la portiamo ovunque sempre, senza problemi, però notiamo che magari anche tipo un concerto, un'esperienza diversa che non facciamo da tempo con la bimba perché non si può fare, magari la vorremmo fare. Quindi in realtà se si potesse fare con Auri la faremmo tranquillamente con Auri, ma capite bene che ad esempio un concerto che deve andare lì tipo dalla mattina e poi il concerto alla sera sotto al sole è un'esperienza che secondo me non è da fare con una neonata. E quindi oppure andare al cinema non si può perché lei magari piange eccetera eccetera, cioè quindi tu non puoi disturbare tutti, no? Quindi eviti di farla, però ecco, privarsi a lungo andare un po' pesa. E quindi niente, sono contenta di essere andata a fare aperitivo. Era da tempo che non uscivo con le mie amiche, ma non perché Claudio non me lo permette o altro, anzi lui è sempre molto disponibile, semplicemente non c'è stata occasione, vado sempre per mezza, e quindi adesso che c'è stata l'ho presa al volo. Bevo un po' di tè.
Fatemi sapere voi se vi ritagliate del tempo, ma anche andare da un parrucchiere o farsi le unghie, una qualsiasi cosa, non deve essere per forza la luna. Però secondo me aiuta, questo è il mio pensiero, chiaramente condivisibile o meno, ognuno la pensa e fa quel che vuole ed è giusto così, perché sennò saremmo tutti prototipi identici. Un bacio e al dopo o al prossimo vlog.